dottor Biga, amministratore delegato e partner di ICM, una società che opera a livello internazionale nell'ambito del capitale intellettuale. Ci può raccontare, in questo workshop che abbiamo avuto oggi, qual è il senso proprio che hai voluto dare al tema brand e soprattutto valore del brand? Il tema del brand è uno dei temi più importanti perché, come tutti voi sapete, il brand è l'intangibile più tangibile in una società, è la sintesi di tutti i valori di una società. L'idea di oggi è stata quella portare avanti un discorso ad ampio spettro sulla valutazione del brand, non solamente la valutazione finanziaria, ma la valutazione che noi chiamiamo di tipo industriale. Quindi il messaggio è stato: bisogna analizzare il brand in tutte le sue componenti, componenti di posizionamento sul mercato, componenti di impatto sul business, componenti di potenziale, misurarne i rischi, la forza e il potenziale di sviluppo, e aiutare l'azienda a definire un processo di valorizzazione del brand basato su una valutazione il più possibile professionale e soprattutto molto profonda in termini di vari elementi che devono essere considerati. Questo workshop è nato e fa parte di una tematica che abbiamo sviluppato con Skillab sul tema brand e intangibles e anche nell'ambito di piccola industria, perché riteniamo che soprattutto le piccole e medie imprese la cultura di sviluppo del brand, la cultura del branding deve ancora cominciare in modo significativo, aumentare la consapevolezza dei quadri, dei professional, delle aziende su come il brand va gestito e va valorizzato partendo da una valutazione. Una valutazione che oggi normalmente è sempre molto percepita come finanziaria, serve all'azienda per capire veramente quanto il brand vale, ma soprattutto quanto il brand ha potenziale, cosiddetto potenziale inespresso. Questa è la tematica, l'idea di fondo. Nel workshop di oggi a Skillab tu hai trattato un tema particolarmente interessante a proposito del brand, cioè hai parlato di internal brand. Ci dici qualche cosa di più? Sì, il brand, noi siamo sempre... abbiamo sempre una visione del brand molto orientata all'esterno, il brand, la comunicazione, la pubblicità, l'utilizzo degli strumenti digitali oggi estremamente importanti per implementare digital strategy o di marketing, one-to-one marketing come si chiama in modo interattivo. È però importante sviluppare quello che noi chiamiamo giustamente, come tu dici, l'internal branding. Significa aumentare la consapevolezza di tutti gli impiegati, di tutte le persone impiegate in un'azienda, in qualsiasi ruolo esse siano, per sviluppare quello che noi chiamiamo essere orgogliosi di appartenere ad un brand che è a uno stadio di sviluppo, magari alto, medio o anche basso, però nel tempo il valore del brand viene anche dal contributo di tutte le persone. Si può comunicare una promessa di un brand attraverso la comunicazione. Se poi nella realtà il consumatore o il cliente, nel caso business to business, quando interagisce con il brand non percepisce il valore che è stato comunicato con la comunicazione, perché chi sta dall'altra parte, che può essere un addetto alla manutenzione o può essere un commerciale o può essere un amministrativo, un fatturino, in realtà con il loro livello di servizio, con la loro experience, come la chiamiamo noi, con la customer experience che danno al cliente, sovente distruggono il messaggio che è stato dato in termini pubblicitari o in termini di comunicazione. Quindi bisogna formare in modo più importante le risorse interne su come loro stesse possono incidere sul valore del brand attraverso le loro attività ricorrenti. Allora ci vedremo prossimamente a Skillab proprio su questo tema. Bene, grazie. Grazie.